grazie al pigro mulinare di queste pale. Oh, basta però Dario, sempre con questi soldi a contare, qua, su, giù. Guarda che sta contando i soldi, quando si va in viaggio bisogna sempre stare attenti ai soldi, a quello che si spende, uno prende parte, dilapida patrimoni. Poi qua con la corona bisogna stare attenti, sono un po' carini, sì, un po' cari. Qua è cara. E sì. Poi dunque sono quasi 7 corone e mezzo, un euro. Sì. Io non ho ancora capito perché questi non sono nell'euro però. Sì, no, sì, è una cosa strana, che loro sì, sono entrati nella comunità europea, ma non sono entrati nell'unione monetaria. Ah sì? Sì. Vabbè. Comunque ragazzi, è diventata una bella giornata. Essere ricchi o poveri non fa differenza. Ognuno di noi deve fare i conti col suo portafoglio, come ogni paese con la propria economia. E la storia dell'economia danese è chiusa qui dentro. Questo palazzo non è solo uno splendido esempio di architettura in stile rinascimentale olandese, ma è anche la borsa più antica d'Europa. La torre, alta 54 metri, che svetta dal centro del tetto, è curiosamente realizzata con le code intrecciate di 4 draghi. In effetti, quando si parla di soldi, i mostri non sono mai fuori luogo. Buongiorno, mangiatrici di banane. Salve. I am Italian boy, very, very Italian good boy. E, è vero che lo Stato dà 500 euro agli studenti? Quelli che fanno e l'università è gratis e i libri sono gratis? È vero che il 60% dei tredicenni lavora? È vero che il 75% delle donne lavorano? È vero che il divorzio in Danimarca dura 2 mesi? Vi sembra bello avere un cane che è più alto di me? Scusi, ma in Danimarca l'emancipazione maschile, buongiorno, è vero che andate a fare la spesa, lavate i piatti, portate la roba? No, italiano. Non vogliono rispondere, stanno zitti, eh? Sono cose che non gliene frega niente. È talmente normale per loro che non dicono niente. Dario? Dario? Oh. Ho voglia di una cosa. Guarda, adesso non è per metterla giù un po' così, però finalmente ho detto la porto a fare il weekend a Copenaghen. Sto guardando in giro se c'è gente perché questa cosa mi fa piacere, cioè ti porto i giardinetti, ci sono le frasche, ci sono le panchine, c'è lo stagno. Di cosa hai voglia? Di cantarti una canzone. Cantarti una canzone, ragazzi, cioè vale tutta una vita, ma anche la canzone, ai giardinetti, uno sta qua a fare cose romantiche. Vabbè, non ti canto una canzone, ma ti racconto una barzelletta allora. Raccontami la barzelletta, che allegria. Che fa tanto ridere. Allora, una papera incontra un lupo, il lupo chiede alla papera dove sei stata oggi. Sai cosa risponde la papera? No. Qua. Cosa gli risponde la papera? Qua. Madonna. Se c'è un ponte...